Salve amici, benvenuti nel negozio di Verde Dintorni. Questo è un breve video per mostrarvi quale piante utilizzare e come posizionarle per creare una siepe sempreverde di dimensione medio-alta. Per una siepe medio-alta, che sia sempreverde, io consiglio di utilizzare due piante in particolare, il Viburno lucido e la Fotinia Red Robin. Queste due le utilizzo molto e mi piacciono particolarmente perché sono di crescita rapida, sono resistenti sia al caldo che al freddo, fanno anche una breve fioritura e se potate correttamente mantengono una vegetazione fitta e compatta in tutta la loro altezza. Inoltre il loro portamento è molto simile, quindi potrebbero essere anche adatte da combinare insieme. In questo modo si può dare un tocco di colore alla siepe, dato che il Viburno ha il fogliame verde brillante, mentre la Fotinia è rossa per gran parte dell'anno. Per creare colore le combinazioni tra Viburno lucido e Fotinia possono essere tante. L'unica cosa che bisogna tenere presente è che il Viburno è un pochino più vigoroso della Fotinia e infittisce anche prima, quindi andrebbe, se decidiamo di mettere una pianta di Viburno e la Fotinia successivamente, le piante di Fotinia dovrebbero essere almeno due tra i Viburni, perché se no rischiamo che dopo un paio d'anni il Viburno copra completamente la Fotinia. Entrambe comunque sono molto adatte per formare sia una siepe formale, cioè tenuta un pochino squadrata, oppure una siepe a crescita libera, che di un'altezza che però va dal 1,80 m ai 2,5 m. Non sono adatte per formare una siepe bassa. Per avere un bell'effetto barriera, la distanza ottimale tra una pianta e l'altra è di 50-60 cm. In questo caso, però, per mantenere un'altezza che non superi il 1,80 m, occorreranno sicuramente due potature all'anno. Queste due piante, infatti, sono molto vigorose, crescono velocemente in altezza e se si piantano, essendo piantate 50-60 cm, quindi molto ravvicinate, tenderanno a crescere in altezza ancora più rapidamente. Si può rallentare un pochino la crescita in altezza piantandole più distanti, quindi ad una distanza di 80-100 centimetri. Però in questo caso succederà che nella parte bassa si creeranno degli spazi tra una pianta e l'altra, quindi non ci sarà più quel bell'effetto barriera che caratteristica una siepe formale. Comunque si può, in questo caso si può integrare aggiungendo delle piante a crescita diversa, più piccole. Ecco, in questo caso potremmo formare una doppia siepe inserendo delle piante cespugliose a crescita media tra una pianta e l'altra di Viburno e Fotinia. Questa è una soluzione che è molto decorativa, però è una soluzione che non si adatta a giardini piccoli, in quanto prende più spazio rispetto ad una siepe formale. Teniamo anche presente una cosa per la manutenzione. Queste piante, per mantenerle bene, belle e folte, anche nelle parti basse, vanno tagliate non solo in altezza, ma anche lateralmente, sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore della siepe. Quindi, se non avete possibilità
di andare dall'altra parte della siepe per potare, tenetevi abbastanza distanti dal confine, perlomeno 80 centimetri, se riuscite, in modo tale che possiate andare dietro la siepe comodamente per tagliarla anche da quella parte. Teniamo anche presente una cosa importante che molti non considerano quando mettono una siepe del genere. Queste sono piante che non solo crescono in altezza, ma anche in larghezza. Vi ritroverete ben presto ad avere una siepe larga almeno 80 centimetri. E questa larghezza non si riesce a ridurla con il tempo, perché vorrebbe dire potare troppo drasticamente. Quindi tenete conto che ingombrerà almeno, cioè che vi prenderà quel metro, metro e 20 di spazio tra il confine e il giardino e la zona che andrà a prato. Questo solo per dirvi che se avete un giardino piccolino e poco spazio tra il confine e la casa, scegliete una siepe adatta a giardini piccoli. Il video termina qui, grazie per avermi seguito fino in fondo, un caro saluto.